Carissimi concittadini, buonasera. Riprendo il comizio che l'altra sera non ho potuto fare. È vero che noi abbiamo avuto grosse difficoltà nel preparare la lista, ma come qualcuno dice, le abbiamo avute proprio perché la gente ha paura di candidarsi a Molocchio. Non è una bella vittoria per la democrazia e quindi dobbiamo tutti quanti imparare a riflettere su queste cose. Abbiamo avuto anche difficoltà perché, come sapete, i nemici politici e anche personali ci sono sempre. E noi siamo come il maresciallo Cosmano. Ve lo ricordate il maresciallo Cosmano, che è riuscito da solo a respingere gli attacchi dei nemici e a sconfiggerli? E noi continueremo a scrivere su quella pietra: di qua non si passa. È chiaro che qualcuno ci voleva far fuori. Non piace a tutti che noi della minoranza continuiamo a svolgere il nostro ruolo. Dicono che noi facciamo le denunce. È certo che facciamo le denunce quando ci sono le illegalità. Facciamo sicuramente le denunce. Infatti, proprio parlando di legalità, volevo mettere all'attenzione di tutti quanti una determina di pagamento firmata dal dottore Miceli, nonché vice sindaco, che è da circa 2 anni che non svolge la sua funzione. Praticamente non si doveva candidare. Io ho chiesto personalmente la surroga del consigliere Miceli, ma la surroga non è arrivata. E quindi, cari cittadini, non so, c'è qualcuno che si trova, qualche candidato nella lista Alleanza per Rinnovamento, in questo momento sta appoggiando i piedi sul marciapiede. Come sapete, cari cittadini di Molocchio, abbiamo pagato 50.000 euro per i marciapiedi, ma voi guardate un attimino per terra e vedete se i marciapiedi sono stati sistemati. Rischiamo di romperci le gambe, i piedi, di cadere, di farci male. Altro che marciapiedi fatti con 50.000 euro. Ma che fine hanno fatto questi soldi? È la domanda che i cittadini dovrebbero porsi. Ma quando il cittadino non sa, ma perché non sa? Perché manca l'informazione, perché nessuno deve sapere in questo paese. E Ottavio è uno di quelli che cercano di informare i cittadini, ma brucia e deve essere eliminato. È chiaro, per cambiare discorso, che volevo sapere Alleanza per il miglioramento, che io lo chiamo
alleanza per il peggioramento. Quale miglioramento alla vita dei cittadini ha portato? Me lo dite voi cittadini, se avete visto la vostra vita migliorata in questi 10 anni di assurda politica di alleanza per il peggioramento. Ma c'è qualcuno che ride sotto i baffi, sotto la barba? E cari cittadini, molto spesso abbiamo assistito anche a bluff deliberativi, come una famosa delibera che è passata dalla maggioranza, fatta passare dalla maggioranza, e sul quale io mi sono speso tantissimo. Perché questo? Perché hanno passato una delibera per dire: questa delibera, insomma, io la chiamo zappa sui piedi, se non paghi noi forzosamente ti prendiamo i soldi. E io mi sono opposto, noi ci siamo opposti della minoranza, ma queste cose le sapete. E avevo detto, credo, l'11 agosto o il 18 maggio 2014, abbiamo fatto alcuni comizi su queste cose, per parlare della vita pubblica, per parlare dei nostri problemi, dei problemi della minoranza, che vogliono far fuori alcuni amici d'accordo tra loro. Si parla sempre di programmi elettorali, ma programmi elettorali fino a che punto? Lo sapete tutti, no, che esiste nel bilancio comunale esiste un disavanzo strutturale. Ma perché questo esiste, il disavanzo strutturale? Perché purtroppo con la crisi che c'è non tutti i cittadini possono pagare. Ci sono grosse difficoltà e noi amministratori dobbiamo andare incontro alle esigenze dei cittadini. Noi dobbiamo fare di tutto per aiutare la gente che ha bisogno, e invece loro aiutano gli amici. Aiutano gli amici perché poi sono quelli che portano i voti. Facciamo i favorucci quando poi sostanzialmente ai cittadini bisogna riconoscere i diritti. E poi, cosa dire pure, io durante il mio comizio che feci a maggio, ricordo di aver parlato di Tarsu, la famosa Tarsu, la tassa sui rifiuti. Vi ricordate che parlai allora di queste cose? Qualcuno forse se lo ricorda, altri no. In quel caso esigeva proprio la Tarsu 1,20 € al metro quadro, poi con il panettone di Natale è successa una cosa molto strana. Il governo ha chiesto 0,30 centesimi di tassa e quindi da 1,20 siamo passati a 1,50. Ma cosa ha pensato di fare la maggioranza? Strozziamo i cittadini, prendiamogli altri 50 centesimi e oltre. E così è stato. Questi soldi li vediamo spesi oggi in somme urgenze. Regaliamo, perché è il modo più semplice per distribuire soldi, la somma urgenza, e non solo. Io non mi voglio dilungare tanto perché l'avvocato Ioriani deve fare, e io ho già quasi preso, non so, 10 minuti, un quarto d'ora, la pulizia delle strade, per esempio. Ci siamo ricordati dopo 5 anni di fare la pulizia delle strade. Ma che bella cosa! Uno schifo. C'è gente che urla nelle loro case e dice: ma non potevano mettere a noi che stiamo morendo di fame? Una giornateia, 15 giorni, con il tagliaerbe, con qualche cosa. No,
le ditte. Chiamiamo la ditta, ora io non è che ce l'ho con la ditta, nel modo più assoluto, nella ditta lavorano padri di famiglie e noi siamo favorevoli che le ditte lavorino. Però quando ci sono delle necessità, delle emergenze e magari qualcun altro ha già preso il panettone, diamolo pure il panettone a quelli che hanno bisogno. Questa è la politica che noi vogliamo fare per il futuro, se voi ci voterete. Qui ci sono padri di famiglia, ci sono anziani, ci sono persone oneste che... Prego Peppino, prego, venite. Scusate un attimo, io, siccome se ne dicono di tutti i colori, no? Su Peppino, su Picciallo, su questo, che abbiamo pagato macchine, che abbiamo pagato, comprato la macchina, non vedo il candidato Iaria, c'è qualcuno che vuole prendere, vuole avere le bollette, le rate che paga Iaria? C'è qualcuno che se le vuole prendere? Che Iaria facilmente ve li dà, ve li gira. Poi qui c'è il mio amico Peppino. Prego Peppino, venite qua con me perché io lo voglio bene. E siete un maestro di vita, vero Peppino? Che beh, sei... ormai ho i miei anni che volete. Ho accettato la candidatura. È l'ultima tornata elettorale per me ormai. Speriamo di no, perché sì. Mio padre ha già 110 anni, quindi uno come lei, Peppino, potrebbe anche, non so se mi spiego. È un boardo per me. Va bene. Vostro padre è tagliato in buon tempo, come suole dire. Che volete? Va bene. Peppino è qui con noi, ma sapete perché? È venuto con noi perché ha detto: dopo 70 anni voglio votare per me. E questa è una cosa meravigliosa, cittadini di Molocchio. Chi di voi a 70 anni si vorrebbe candidare e non lo fa per paura? Peppino, come dire, ha avuto le palle, se permettete, vero Peppino? Perché è una cosa bellissima. Pronto, sì, tanto bene, bene, non capisco le parole. Comunque cerco di cavarmela. Perfetto, perfetto. Io ho votato per questo, per quello, per 70 anni. Adesso voi mi avete invitato, io ho accettato. Prima che muoio, voglio... Vabbè. Se sarò eletto, rappresenterò i cittadini di Molocchio. Se non sarò eletto, lo ringrazio lo stesso. Perfetto, perfetto. Ricordatevi che Peppino anche, cos'era lei? Balilla? Come? Fatto il balilla? Come? Il balilla? Non sento bene. Va bene, va bene. Durante la guerra, il fascismo, che cosa avete fatto? Ne avrei tanto da raccontare, ma la storia è un po' lunga. Ormai. Va bene. Ora io vado avanti perché non dirò tutto. Siccome ho vissuto la dittatura, ho vissuto, quindi mi ricordo tante cose. Giusto quando hanno accennato l'altra sera quell'oratore che andavamo con la crisi del 29, si andava in montagna, io avevo 4 anni e andavamo e dormivamo nel pagliaio per fare un po' di grano per mangiare con quella crisi del 29. Sacrifici. L'oratore che l'altra sera che ha accennato a questo fatto qua della crisi del 29, mi ricordai che dovevamo andare a Rumbeca. E quella strada non finiva mai, quella salita. Va bene, sono minuti che io ho voluto prendere, concedere pure a Peppino, perché è bene che anche lui parli. Ora io, ci sono tante cose da dire, ma non sappiamo se il tempo regge, per cui cerchiamo di andare avanti velocemente, così, per
E volevo continuare, innanzi concludere il mio discorso, perché sapete, l'altra sera, il 26, l'altra sera, il signor sindaco ha fatto un comizio, ma io ero dall'altra parte, se non che, ho detto io, ma siamo al 26 marzo del 2010, con quelle ingiurie, quindi, ho detto, siamo tornati indietro, non siamo ancora usciti da quella vergogna del 26 marzo. E allora poi ho pensato, sta piovendo, ho pensato a un'altra cosa, ho pensato a mio padre quando ero piccolino che mi raccontava la storia di Pinocchio, con i gatti, con Lucignolo, e quindi ho detto io, ma cosa sta dicendo il sindaco? Sta dicendo che io l'ho fatto arrestare. Oh Beniamino, forse non eri tu che mi stavi facendo arrestare. Vedi, io qui ho portato con me la sentenza di assoluzione, per mia fortuna, grazie a te, grazie ai tuoi imbrogli, caro Beniamino Alessio. Io adesso concludo perché voglio passare il microfono a Rocco, non possiamo andare oltre, scusa. E ti volevo fare una domanda, perché è importante farti questa domanda. Allora, io volevo sapere se mi potresti rispondere la prossima volta, quando vuoi, chi ti ha nominato consulente? Chi ti ha nominato consulente? Questo voglio sapere. E perché sono stato indagato? La prossima volta me lo dirai. Rocco, passo il microfono a Rocco. Grazie e buonasera. Buonasera a tutti, grazie per la presenza. Io vorrei parlare pochi minuti, se ci riesco. Allora, inizio perché voglio commentare un pochino l'intervento del sindaco uscente Beniamino Alessio dell'altra sera. Mi viene in mente una parola: miseria. Io penso alle parole di Beniamino Alessio e penso alla miseria culturale, alla miseria e povertà di parole, di contenuti, alla povertà di linguaggio che è stato usato dal nostro avversario. Mi spiego meglio che cosa voglio dire. Beniamino, finiamolo col pettegolezzo. Finiamolo col pettegolezzo. Allora, cominciamo subito per dire una cosa. Quando Beniamino Alessio è stato arrestato, non è, da parte della minoranza, non è stata spesa una parola per approfittare di questa condizione di arrestato di Beniamino Alessio. Non abbiamo fatto un manifesto, non abbiamo fatto un comizio, non abbiamo fatto un'interrogazione consiliare, non abbiamo fatto un articolo di giornale, non abbiamo fatto nulla. Ma sapete perché? Perché io, per primo che faccio l'avvocato, rispetto l'uomo in quanto tale, ho voluto rispettare l'uomo in quanto tale, non il politico. Perché il politico lo contrasto e lo avverso sempre, l'uomo no, l'ho rispettato nelle sue disgrazie, lui lo sa, ci siamo visti, se non ricordo male, anche in carcere, lui era con gli occhi così rossi, mi sono avvicinato e l'ho salutato, gli ho dato la mano. Beniamino, non ti permettere di dire questo in pubblico, non strumentalizzare la tua condizione e non fare la vittima, perché la gente non è fessa. Tu lo sai benissimo che ti abbiamo rispettato,
ti ho rispettato io per primo e non ti consento di strumentalizzare su questo. Tant'è vero che tu lo sai benissimo che in quella vicenda il gruppo di minoranza è un gruppo che ha subito un danno, eppure non ci siamo costituiti parte civile per chiedere dei danni a te. Tu lo sai bene, perché la politica noi la facciamo rispettando la persona, come abbiamo sempre detto. E poi parlavi di una festa, ma di quale festa stai parlando? Della torta? Ma che stai dicendo? Secondo te noi ci prendevamo la briga, ti davamo tutta questa importanza di andare a prendere la foto tua, di metterla sulla torta? No, scusateci, questo è troppo. Noi siamo stati in silenzio per rispettare l'uomo Beniamino Alessio. Sapete perché pure? Perché noi gli avversari che sono in ginocchio, quando sono in ginocchio gli avversari, noi non gli schiacciamo la testa. Sono stato chiaro. Io ho detto ai miei, quando Beniamino Alessio uscirà dal carcere, se uscirà, allora lo combatteremo. Fino a quel momento non si farà nulla e nulla si è fatto. E non te lo consento di dire sciocchezze. Hai detto sciocchezze, non te lo consento, e tu lo sai benissimo che io per prima ti sono stato vicino, lo sai benissimo che io sono anche il difensore di molti braccianti agricoli, lo sai benissimo, li difendo nel processo, lo sai benissimo, e finiscila di fare la vittima, che non ti crede più nessuno. Sono stato chiaro. Lo sai che la prima sentenza di assoluzione l'ho avuto io. Anche abbiamo alcuni candidati che hanno le mogli denunciate come braccianti agricoli. Finiscila di strumentalizzare. Tu lo sai benissimo chi ti ha denunciato. È stata una tua lavoratrice che ti ha denunciato. È stata una tua lavoratrice. Vi faccio vedere, se volete, pure il verbale, ve lo leggo. Lo sapete tutti chi è stata a denunciare i falsi braccianti. Non c'è già nulla la minoranza in questa storia. E finiamo di strumentalizzare. Lo sa benissimo come sono andate le cose. Lo sai benissimo quella vicenda quando ha alzato le mani ad un abbracciante. Lo sai benissimo che cosa è successo. E finiamolo di strumentalizzare. Noi ci occupiamo di politica, non di sciocchezze. E tu devi rispondere ai cittadini su quello che hai fatto e su quello che non hai fatto. Su quello che potevi fare e sui disastri che hai combinato per 10 anni. Tu di questo devi rispondere ai cittadini, non di fare la vittima, i piagnistei. Tu devi spiegare perché hai aumentato le tasse al massimo livello. Tu devi spiegare perché hai aumentato la rendita delle case popolari. Tu devi spiegare che non hai fatto nulla per la montagna nostra. Tu devi spiegare questo. Non occuparti delle tue vicende personali. Noi ci siamo vergognati quando tu sei andato in carcere. Vergognati! Perché è andato in carcere il primo cittadino di Malocchio. Non è un piacere per noi, è una vergogna. È una vergogna! Noi siamo stufi e stanchi, come lo sono tutti quanti noi, come lo sono tutti quanti i cittadini. Io non ho mai parlato delle tue vicende personali, mai. Ho avuto tanti interventi, non ho mai detto nulla sulla tua vicenda personale del carcere. Ne parlo perché ne hai parlato tu, per rispondere a te. Diversamente mi sarei stato zitto. Tu non hai rispetto neanche per te stesso. Tu lo sai benissimo che ancora il processo è in corso. Tu lo sai benissimo che puoi finire ancora in galera. Ti dovresti stare zitto per rispetto di te stesso. Per rispetto di te stesso. Non hai rispetto neanche di te stesso. E questo è quello che non hai. Il problema tuo è un problema tuo personale. Non coinvolgere la minoranza in questa storia.
non riempire di bugie le piazze e le case dei cittadini. Io difendo molti braccianti, tu lo sai, e conosco tutte le carte, tutte. Conosco le tue dichiarazioni, quelle di Ottavio Caruso, perché l'ho difeso io. Ottavio Caruso per te rischiava il carcere. Stavate andando insieme in carcere, lo sapete i cittadini. Era accusato Ottavio Caruso di complicità con Benemino Alessio. Complicità. Compagno di merende. Voi immaginate? Questo era. La situazione è questa. Il capo d'accusa è questo. Poi per Benemino Alessio è proseguito il processo, per Ottavio Caruso si è concluso con l'assoluzione. E ha diritto Ottavio Caruso di difendersi. Qua non ha denunciato nessuno Ottavio Caruso, si è solo difeso da un'accusa ingiusta fatta nei suoi confronti da parte della procura, a cui non siamo riusciti inizialmente a spiegare le ragioni per le quali c'erano quei braccianti. Ma non c'entra nulla la vicenda tua con quella di Caruso, e non è stato Caruso a denunciarti. E finiamo. Se continui ancora, la prossima volta prendo tutto il fascicolo processuale e lo leggo qua davanti. E lo sai che lo posso fare, perché difendo, e sono stato il primo ad avere la prima sentenza di assoluzione dei colleghi che sono qui. E tu lo sai che la sentenza di assoluzione, proprio per umanità, l'ho data al tuo avvocato. L'ho data al tuo avvocato la sentenza di assoluzione, di una mia bracciante, di una mia cliente, perché potessi essere aiutato. Ti dovresti vergognare per fare questo discorso. E tu lo sai, perché te l'ho detto in faccia una volta quando siamo stati insieme. Pensavo che tu fossi almeno più rispettoso di te stesso e non ne parlassi di questa storia, perché questa storia solo a te fa male, solo a te può portare male, che te lo dico io da amico. Perché quando tu sei stato in carcere ci siamo vergognati tutti, non abbiamo gioito per nulla. Guarda, ti dico di più, tu sei stato in carcere quella mattina, io ho compiuto gli anni, io compio gli anni il 4 di luglio, quando tu sei stato in carcere. Io ho mangiato la torta, ma la torta per il mio compleanno, e a casa dei miei genitori. Ti dovresti vergognare. E finiamola con queste storie. E potete controllare tutta la narrativa. Io sono andato il 4 luglio, quando Benemino Alessio è stato accarcerato. Noi dobbiamo parlare di programmi, noi dobbiamo parlare di progresso, noi dobbiamo parlare di quello che tu hai fatto o che non hai fatto, e rispondi su questo, e non attaccare le persone. Come fai? Hai un vizio.